McNuggets gigante. Wow! Cioè, adoro. Yolanda Zit. Hello everyone! Rieccomi tornata con un nuovo video! Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Prima di iniziare questo video vi volevo ricordare che sono usciti i nuovi slime sul mio sito, quindi andateci a dare un'occhiata, mi raccomando, il mio sito è sempre questo qua. Trovate i nuovi slime e tante altre cose, gadget, kit per fare slime, colle per fare gli slime, sempre sul mio sito. Ma ora vi vado a spiegare cosa succederà in questo video. L'avete visto già nell'immagine di copertina. Andiamo a realizzare una McNuggets gigante del McDonald's. Se vi piacciono questi video di cibo gigante, mettete un bel pollice in su, arriviamo a 2500 like ed andremo a fare le patatine del McDonald's giganti. Ma prima di iniziare ancora facciamo un bellissimo gioco. Il gioco di oggi è questo: indovinare la parola che io vado a mimare con la bocca. La parola di oggi è questa, è inerente a una cosa che ho qui sul mio tavolo, ok? Che andremo ad utilizzare, ok? 3, 2, 1. Cosa ci servirà per fare questa McNuggets gigante che voi potete fare in versione mini? Petto di pollo macinato. Allora, io l'ho fatto macinare perché così è più facile tritarlo, perché noi lo dobbiamo andare a tritare per formare poi la McNuggets, che in realtà si dovrebbe congelare, ma per una questione di velocità io la vado ad infornare e poi la vado ad impanare, vi faccio vedere come. Ci servirà petto di pollo macinato, questo sono quasi 600 grammi, acqua frizzante, delle uova, spezie che vi vado a elencare dopo, farina, amido di mais e pan carré. Ora vi faccio vedere perché. Prima di tutto andiamo a rompere la busta. Dentro, per farlo un po' più solido, ci vado a mettere già le spezie, un po' di sale che non ho preso. Furba! Daniele adesso mi andrà a prendere il sale. Un po' di sale, ci metto già sale, pepe e il pan carré con un po' di farina per farlo diventare un po' più solido. In realtà non servirebbe in questo caso frullarlo perché, guardate, già schiacciandolo con le mani viene una pappetta, però nel frullatore forse è meglio. Questa viene una McNuggets, ragazzi, veramente, veramente gigante. Allora, in questo caso, visto che ho già messo il pollo dentro, questi sono sporchi, io li vado a togliere. Togliamo questo da qua, abbiamo già la nostra placca da forno qua, cucchiaio o coso. Allora, abbiamo fette di pane che dobbiamo andare a mettere dentro, dentro qui, per poi frullarlo. In realtà non so quante metterne, non ne metto tantissime. Vado a mettere del pepe, dobbiamo aspettare Daniele che porti il sale. Vado a mettere un pochettino di farina. Daniele ci ha portato il sale, bravo Daniele che ci ha portato il sale. Mettiamo il sale, questo via! Ok, grazie Daniele che ci porti il sale. Mettiamo un po' di sale in questo impastino, ma non tantissimo. Adesso chiudiamo, mi raccomando, cosa molto importante, e andiamo a frullare! A frullare! A frullare! Frullare! Prendiamo questo che abbiamo ottenuto, che si è frullato tutto ben ben bene. Se non si è frullato tutto bene, andate con le mani e mescolate il tutto con le mani. La parte divertente ora sarà quella di formare appunto la nostra McNuggets, perché c'è la parte divertente è quella. Allora, dopo aver preso, mi raccomando, con molta cautela tutta la carne nel frullatore, andiamo a schiacciarla un altro po'. Come vedete è bella solida, raga, però per renderla ancora più solida, per far sì che ovviamente non si sfaldi durante la panatura, perché poi dobbiamo fare ovviamente la nostra panatura, dobbiamo o cuocerla o metterla in congelatore. Andiamo a dare una bella forma. Oh mio Dio. Ok, la sto facendo così, mi piace, un po' tutta fatta così, guardate. McNuggets gigante. Allora, adesso vado a metterlo in forno fino a quando ovviamente la carne non si cuoce e poi vado a preparare la mia panatura. Mentre il mio McNuggets gigante è in forno, vado a preparare già la mia pastella, perché non è una vera panatura, ma è una pastella. Attenzione, perché non so se ci fate caso, a quelli del McDonald's non c'è il pan grattato attorno, ma una pastella che se togliete si sfila molto facilmente. Ora vi faccio vedere che verrà ugualissima a quella del McDonald's. Io vado a prendere due uova,
E adesso vado a rompere. Faccio due uova. Io le vado a fare qua dentro, ragazzi. Guardate, dentro questa cosa, così la puccio direttamente all'interno. Vado a fare due uova. Si mette in realtà la farina, amido di mais, farina. Però voglio fare una cosa: i liquidi da una parte e quest'altra dall'altra. Allora si mette amido di mais, poi farina, tutte le spezie con il sale. Quindi apriamo l'amido di mais. Sì, che poi voi lo vedete, no? Che anche quello del McDonald's mi sembra abbia il pepe all'interno. Un pizzico di paprika, cipolla granulare, ci vuole pochissimo però. Aglio in polvere, vado ad unire l'uovo. Poi dopo mischio un'altra volta tutto quanto qua dentro. Vado a mettere l'uovo e dopo metto l'acqua. Ok? Metto l'acqua poco alla volta, in modo da creare acqua molto frizzante, mi raccomando ragazzi, in modo da creare questa pastella molto 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 densa. Okay, wow raga, ok, mamma mia ragazzi, ok, sta avvenendo la pastella, vedete com'è, com'è densa. Ovviamente si deve mescolare molto bene in modo che tutti i grumi vadano via. Wow raga, c'ha un profumo che è veramente molto 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 buono. Vedete com'è pastellosa? È più bella. Andiamo a passare questa pastella. Wow! Dentro questo ruoto gigante. Io l'ho messo qua dentro per comodità. Olè! Ok ragazzi, allora eccomi qua. Sono pronta. Questo è il pollo. Ta-ta! Questo è la nuggets senza panatura. Adesso prendiamo la nostra panatura, che è questa, e andiamo a buttarla dentro. Fare un po' di passate. In realtà dovevo metterci la farina, non l'ho messa più, ma va bene comunque. Andiamo a mettere tutta la panatura, facciamo più passate possibili. Vedete che cotta non si rompe? Io vi consiglio comunque di farci una bella passata di farina, se volete che venga stra meglio. Lascio qua dentro perché intanto ho messo già l'olio sul fuoco, bello a riscaldarsi. Adesso andiamo giù insieme nella mia cucina e vi faccio vedere come verrà fritta. Ragazzi, allora, non vi ho fatto vedere il procedimento, ma è questo, cioè ho alzato praticamente il mega cotolettone, la mega nuggets, e l'ho buttata all'interno dell'olio. Vedete come sta facendo, raga? È bellissima! Ok, adesso si deve solamente cuocere. Poi pian piano, ovviamente, mi devo dare una mano con due cose, tipo con due forchette, la giro con molta cautela. Ho preso questo padellone, vedete quanto è gigante questo padellone enorme? Guardate quanto è grande sta nuggets, cioè adoro. Dopo la andiamo ovviamente ad assaggiare insieme, vedendo come è venuta. Ta-da, ragazzi, eccolo qua! Allora, abbiamo la nostra McNuggets gigante! Oh my god, raga, cioè io sono veramente super super felice che sia riuscita. Cioè, raga, c'è un profumo veramente buonissimo. E come la devo pigliare? Cioè, aiuto! Eccola! Allora, facciamo una cosa, io do un morso senza il ketchup. Poi ci voglio mettere il ketchup. È buonissimo. Questo vi dicevo, vedete? Cioè, vedete la panatura com'è? È questa. Raga, è buonissimo! Oh mio Dio, che buono! Ora ci metto ketchup. Oddio, aiuto. Un po' di ketchup. Oh mamma, è enorme! Approvato! Raga, è super super buono! Guardate! È bellissimo! Il sapore è completamente... è uguale! Il sapore è uguale! Cioè, sono scioccata! Vedete la panatura com'è? Anche quello è uguale! Io vi consiglio però, prima di panarla, prima di metterla nell'impanatura, nella pastella, passatela nella farina. È un consiglio spassionato che vi do, perché così la panatura si attacca ancora di più e viene ancora meglio. Quindi vi do questo consiglio: farina e poi pastella. Comunque questa è la mia McNuggets gigante. Per vedere le patatine giganti del McDonald's raggiungiamo 2000 e
passa like, mi raccomando ragazzi, suggeritemi anche giù nei commenti qualche altro video di cucina gigante che vorreste vedere, quale altra cosa gigante vorreste vedere giù nei commenti, mi raccomando, se qualcosa di dolce o di salato. Grazie mille a tutti per aver visto questo video, io vi mando un bacione ed un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video, bye!